fortunatamente, insomma, dopo 2 anni di stop riprende questa manifestazione davvero storica. Nel 2019 abbiamo tagliato il nastro del mezzo secolo di vita, e quindi insomma questo è connotativo di una tradizione davvero che connota la realtà toranese. Quindi con ottimismo, diciamo, guardiamo verso il futuro, è l'idea di una ripartenza. Ci sono tante incognite, come è giusto che sia, però la volontà, ecco, io ringrazio naturalmente la Proloco che si è, diciamo, per l'impegno profuso, ringrazio tutti coloro che in qualche modo si sono adoperati. Torano si fregia del titolo di paese del gusto, e questo non è un caso. Abbiamo aziende vitivinicole che sono storia anche loro, e si proiettano ben oltre i confini nazionali. Abbiamo un salumificio famosissimo che ha tagliato il nastro dei 70 anni, abbiamo un ristorante che tra l'altro a breve taglierà il nastro anche lì, il traguardo dei 30 anni, quindi insomma tradizione consolidata per l'enogastronomia, tante aziende agricole, ecco, noi dobbiamo cercare di valorizzare queste che sono assolutamente delle eccellenze. Questo è un momento di promozione importante, e quindi siamo qui fiduciosi e con fiducia appunto guardiamo verso il futuro.